La dottoressa Di Raimondo della commissione che si è insediata a Melito Porto Salvo subito dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Questo convegno è stato possibile anche grazie al patrocinio del Comune. Certamente, noi siamo stati ben lieti di dare il nostro patrocinio morale a questa manifestazione che devo dire è stata bellissima, molto interessante. E c'è stato un escurso storico in un periodo importante per la nostra Italia e per la sua unità, dal 1860 alla Grande Guerra finita nel 1918, proprio quest'anno che celebriamo il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Noi ci siamo insediati dopo lo scioglimento, abbiamo avuto tanti problemi, continuiamo ad avere tanti problemi, però è bello perché queste manifestazioni sono belle perché merita anche questa. È questo sito bellissimo che noi abbiamo valorizzato e che adesso è in gestione un'associazione che sta valorizzando e tiene aperto comunque il museo e lo rende vivo. Noi speriamo, giorno 28 avremo altra manifestazione proprio per verrà l'Associazione Nazionale Garibaldina e quindi faremo un'altra manifestazione celebrando proprio questa figura di Garibaldo che è tanta cara a Melito e che Melito è stato il canale per Garibaldi per arrivare dalla Sicilia al regno, al cuore diciamo del regno delle due Sicilie e ai Borboni. Ringraziamo la dottoressa Di Raimondo.